It's media, it's art. Sono molti anni che percorriamo questo lavoro di tableau vivant da Caravaggio, che si chiama La conversione di un cavallo, che è nato nel 2006 per un progetto didattico ed oggi è un laboratorio permanente ospitato nel Museo Diocesano grazie a una intelligente direzione del museo. Con questo spettacolo siamo presenti una volta al mese al Museo Diocesano, appunto una domenica al mese. È un lavoro delicato e complesso al tempo stesso, in cui gli attori, come potrete vedere, rappresentano le opere di Caravaggio utilizzando la tecnica dei tableau vivant, quindi in qualche modo intercettando con dei fermi immagini il momento di massima dinamica del quadro di Caravaggio. È un lavoro che amo molto, che sono contenta di fare da tanti anni e che in qualche modo possa sempre attraversare una funzione che è contemporaneamente spettacolare e didattica. Dico didattica perché il museo ospita un laboratorio permanente per attori, che non è tecnicamente un laboratorio di tableau vivant, ma è un laboratorio di teatro corporeo con cui poi decliniamo tutta una serie di performance e di lavoro, spesso ospite nel museo, ma spesso anche che viaggiano in tutta Italia e speriamo presto anche all'estero.